Grazie. Voglio chiedere scusa a Maria Adriana perché non ha più suo papà. Voglio chiedere scusa a Tania perché gli hanno ucciso il marito. Voglio chiedere scusa alla famiglia di Maurizio Cerrato perché in un paese normale Maurizio non doveva essere ucciso. È colpevole chi ha visto e non ha parlato. È colpevole chi doveva impedire che le belve pensassero di essere i padroni delle strade di questa città. È colpevole chi pensa che è cose niente, che Forza Pace non c'è più. È colpevole chi doveva agire e non ha agito. Gli indifferenti, come dice il Presidente della Repubblica, Mattarella, sono complici della camorra e del malaffare. Le vicende giudiziarie e le dimissioni che hanno colpito la Giunta hanno indebolito la democrazia. Siamo stanchi di veder morire la nostra terra, stanchi delle vite che si spengono violentemente. Il sangue è sangue. Non voltiamoci più dall'altra parte, combattiamo. Noi siamo di più. Non dobbiamo più essere ostaggi della camorra. La camorra è tra noi, con il suo disprezzo per la vita. Dobbiamo dire basta. C'è un numero che fa accapponare la pelle. 346. 300 persone, 46 persone condannate in maniera definitiva per camorra. E chissà quante ne sono le altre che sono ancora, come dire, sotto giudizio, che la magistratura e le forze dell'ordine non conoscono. 346 comunque vuol dire 3.500 familiari stretti, vuol dire omertà, come ha urlato Maria Adriana. Noi siamo 40.000, certo, c'è paura. E come si fa a non aver paura quando uccidono per strada a mezzogiorno di domenica davanti a una chiesa? Abbiamo bisogno di giustizia. Quando 10 giorni fa il Tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari ad una delle 4 persone accusate dell'omicidio di Maurizio, al 67enne Francesco Cirillo, padre di Antonio Cirillo, l'uomo che avrebbe sferrato la coltellata mortale, siamo tutti rimasti basiti. No, non è stato scarcerato e agli arresti domiciliari, ma è passata l'interpretazione che è stato scarcerato. Vedremo se la procura farà ricorso. Noi siamo fiduciosi, ma per noi è uno schiaffo l'apologia di camorra che è stato fatto. E quell'aver usato i social media, il TikTok e Facebook per dire che era tornata a casa, per dire che era cose e niente. No, non lo possiamo accettare. Francesco Cirillo deve essere sanzionato, perché altrimenti passerebbe il messaggio e cose e niente. Abbiamo vinto noi. Francesco Cirillo deve essere sanzionato. Noi ci siamo, ma abbiamo bisogno che la città dica basta alla camorra e al malaffare. Estorsioni, stese, omicidi, ferimenti. Sapete tutti che a Torre si è costituito il Comitato di Liberazione dalla Camorra e dal Malaffare. È vero, Torre Annunziata ha bisogno di lavoro, di ultimare le opere incompiute, di accendere le luci nei vicoli bui. Ma se c'è la camorra non ci sarà mai sviluppo. La camorra porta solo miseria. Ora c'è la guerra nella camorra e corriamo il rischio di dover piangere vittime innocenti. Abbiamo incontrato il prefetto di Napoli e la giunta comunale. Abbiamo avanzato tutta una serie di richieste. Dobbiamo ottenere risultati concreti, sia sul piano repressivo che su quello preventivo. Istituzioni e società civile insieme. Solo così saremo credibili. E noi, voi che siamo qui, dobbiamo fare molto di più. Non c'è una bacchetta magica per scuotere le coscienze.
c'è il nostro impegno quotidiano, silenzioso. Noi siamo di più, dobbiamo cacciare via i camorristi da Torre Annunziata. Adriana, Tania, noi siamo tutti Maurizio Ferrato. Dobbiamo costruire insieme il fronte della liberazione dalla camorra e dal malaffare.